Buongiorno a tutti. Sono Sandra Sodini, direttore del Servizio Relazioni Internazionali e Programmazione Europea della Regione Friuli-Venezia Giulia, Direzione Generale. Ringrazio Europe Direct che eh, mi ha dato la possibilità di poter eh, spendere qualche parola in occasione anche della giornata eh, del 9 maggio che celebra appunto eh, l'Unione Europea per eh, spiegare a seguito dell'emergenza Covid che cosa in questo momento si eh, sta facendo a livello eh, non solo europeo ma anche regionale per un impatto eh, delle politiche europee sul nostro territorio. Innanzitutto il nostro eh, servizio si occupa di tutta la programmazione eh, regionale e l'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale europea, quella che noi conosciamo come Interreg, e inoltre coordina i centri di competenza della regione che si occupano dei fondi europei, europei sia per quanto riguarda la programmazione sia per quanto riguarda eh, l'attuazione. Eh, cosa significa in questo momento eh, la risposta europea alla crisi del Covid-19? In primis eh, significa eh, che eh, Parlamento, Consiglio e Commissione in tempi brevissimi hanno eh, adottato due regolamenti il primo regolamento il 30 marzo e il secondo regolamento il 23 di aprile per la possibilità di riprogrammare i residui dei fondi strutturali che giacciono appunto all'interno delle proprie programmazioni in maniera molto flessibile. E in deroga praticamente a tutti i regolamenti esistenti per dare una mano concreta alle esigenze del territorio. Questo è quello che la Regione sta facendo, ma la Regione, essendo una Regione virtuosa, ha impegnato quasi tutti i fondi della programmazione 14-20, per cui pochi ne rimangono eh, da riprogrammare per usufruire di questo ottimo strumento che la Commissione europea ha subito ed immediatamente reso disponibile agli Stati membri. Per cui la seconda cosa molto importante che si sta facendo in questo momento è guardare la programmazione 21-27 e cercare di capire come poter al meglio, al meglio utilizzare i fondi europei che verranno erogati appunto nella futura programmazione, con un'attenzione però alla tempistica. Noi sappiamo che eh, quando ci sono delle programmazioni in corso, le programmazioni sono settennali, ogni settennato modifica gli obiettivi di programmazione, modifica i regolamenti, e eh, per poter iniziare veramente a spendere sul territorio eh, significa più o meno aspettare due anni. È un tempo che in questo momento, tempistica che noi in questo momento non ci possiamo permettere. Per cui la regione Friuli Venezia Giulia, come prima regione italiana, ha eh, scritto sia al Comitato delle Regioni di cui fa parte, sia al ministro eh, per la Coesione, il Ministro eh, che eh, in Italia eh, gestisce i fondi europei, il ministro Provenzano, una, eh, ha presentato una proposta chiedendo che l'attuale programmazione potesse estendersi di due anni, per cui Uh, utilizzando le, risorse, uh, le prime risorse della programmazione 21-27, in maniera da non dover uh, attendere tutti gli stacchi regolamentari, le problematiche di ricepimento di regolamenti, di nuovi sistemi di gestione e controllo, che ovviamente farebbero partire le prime risorse in tempi non uh, sicuramente rapidi. Eh, devo dire che eh, da questo punto di vista eh, la regione si sta battendo sia in sede europea che in sede nazionale. Il, la riprogrammazione dei fondi è già una prima risposta, ma se noi riuscissimo a eh, ottenere la possibilità delle risorse, delle prime risorse. 21-22 eh, in un quadro programmatorio eh, 14-20 potremmo rendere disponibili già le risorse della nuova programmazione nel 2021 e si potrebbe avere un impatto immediato sui territori, pensando ovviamente al eh, periodo di crisi, però. In ogni caso, eh, la programmazione 21-27 non si deve fermare al periodo di crisi, perché eh, gli obiettivi eh, di un'Europa più verde, del Green Deal, gli obiettivi della digitalizzazione sono obiettivi che comunque non dipendono solamente dal periodo emergenziale, ma sono obiettivi che sappiamo essere eh, importanti per tutto il prossimo settennato. E perciò, ehm, Parallelo, oltre alla programmazione, appunto alla riprogrammazione dei fondi e alle risorse del primo biennio della 21-27, la Regione Friuli-Venezia Giulia sta comunque ehm, programmando anche le risorse per il settennato eh, 21-27. In questo senso, invito tutti i cittadini a ehm, collegarsi al sito della regione, della regione Friuli Venezia Giulia, dove troverà proprio un questionario in una parte dedicata del sito alle politiche di coesione 21-27, dove già vengono anticipate le riflessioni eh, più strutturali per il periodo 21-27, viene chiesto ai cittadini un loro pensiero eh, specifico relativamente a quanto proposto eh, dalla regione. Questo è un modo per iniziare una consultazione in un periodo difficile in cui è difficile ovviamente incontrarsi, fare convegni, fare eventi, ma è un modo comunque di raggiungere eh, via web in maniera capillare chiunque sia interessato a, a conoscere le prospettive. Eh, non solo di una fase di emergenza, ma anche eh, di una ripartenza più strutturale eh, del nostro territorio.